Il Pescara elimina il Pontedera nel corso dei playoff di Serie C nel primo turno della fase del girone dopo un sofferto 2-2 allo stadio Adriatico. Con il vantaggio del risultato al 90esimo anche in caso di pari, i ragazzi di Cascione vanno in svantaggio in realtà in avvio di gara con una sfortunata autorete di Milani su errato disimpegno da parte di Mesic. Ospiti avanti, ma il Pescara trova la forza per raggiungere prima di tutto il pari su di un'azione insistita e rifinita da Aloy, prima di una conclusione sporcata da parte di Milani, che mette Cuppone in condizione di battere con facilità davanti al portiere del Pontedera. 1-1 e arriva poi il vantaggio, addirittura grazie ad una grande discesa di Floriani Mussolini, che complice il perfetto movimento di Cuppone è decisivo per la doppietta del centravanti pugliese. 2-1 e il Pontedera in avvio di ripresa presenta anche il talento di Del Pupo in campo. Sarà proprio lui a freddare Plizzari con una gran conclusione dal limite dell'area. Quindi inizia a questo punto un vero e proprio forcing che porta soltanto ad una gran parata del portiere ex Milan per tenere in partita il Pescara. La possiamo vedere con attenzione qui, su questo destro. Assalto finale per il Pontedera, ma le tre occasioni più importanti nel finale sono di marca biancazzurra, Cangiano di poco fuori e poi due volte a Cornero vanno vicinissimi a quello che sarebbe stato il terzo centro per la squadra di Cascione. Il pareggio, come detto, manda gli Adriatici al secondo turno a causa della miglior classifica nel corso della regular season. Il Pontedera è fuori con un po' di comprensibile nervosismo nel finale di gara. Quanto al prossimo avversario, il Pescara affronterà sempre tra le mura amiche sabato la Juventus NG, che ha eliminato l'Arezzo con un solido 2-0.